Siamo in linea con Marco Matteoni. Allora, domani ci sarà il passaggio di quote? Domani dovrebbe essere il grande giorno, aspettando la telefonata del notaio per darmi l'orario per fare questo passaggio di quote. Quindi, insomma, dopo giorni di intensi, diciamo, penso frenetici incontri, come si è arrivati a questa soluzione positiva? Ma nel modo più semplice, fondamentalmente la Neos si è dimostrata gentil donna, volendo usare questo termine, sono state persone corrette, io altrettanto, quindi funzione è trovato. Ecco, è una cessione in termini di sacrifici, quanto le costa? Ma in termini di sacrifici è una cessione che è a costo zero, perché io mi carico delle rotture di scatole, insomma. Ecco, tra l'altro sui dati del bilancio Ferretti ha oggi dato una cifra di 600.000 euro, il comitato risponde che la situazione è ben peggiore, e lei che ci dice? Ma io dico una cosa molto semplice, che appena diventerò presidente farò un comitato aperto a tutti, per il quale avremo modo di andare a vedere le carte, se qualcuno avrà fatto delle cose che non vanno e risponde, perché io non faccio da parafulmini. Traduco, se sono state fatte delle stupidaggini ci sarà qualcuno che ne risponde. I giocatori nel frattempo hanno ritirato lo sciopero e anche la questione degli steward risolta. Ma il discorso è che stiamo cercando di fare tutto quanto nel miglior modo possibile con il poco tempo che abbiamo. Certo che poi dopodomani, quando finisce la partita, fino al 21 che ricominciamo, io avrò il tempo per poter lavorare. Quindi il secondo stipendio si prevede a gennaio? Ma io penso che sia roba di molto poco breve per il secondo stipendio, però non è certo con il secondo stipendio che noi risolviamo tutto. È ovvio che io devo mettere mano e finalmente lavorare libero e sereno. Infine circola una voce, no, di incontro sempre con il gruppo di imprenditori aretini. È un'ipotesi sempre più fattibile, oppure no, di fare questa cosa insieme? Ma i imprenditori aretini li ho visti e li vedrò, e sono convinto che entreranno comunque a far parte di questa avventura, e trovo forza che ci deve essere la buona volontà da parte loro, ma anche da parte mia, di offrirgli un programma che sia valido.